presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è alla ricerca di un nuovo allenatore. La dirigenza azzurra vuole solo il meglio per la panchina partenopea e per questo sta sondando diversi profili, da Antonio Conte a Gian Piero Gasperini passando per Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Per il momento, visto che il campionato è ancora in corso, De Laurentiis non ha ancora affondato il colpo e, conoscendo il presidente partenopeo, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. C'è un allenatore, al momento, ancora senza panchina, Rafa Benitez. Il nome di quest'ultimo, nei mesi precedenti, è stato più volte accostato alla panchina azzurra e, attualmente, è ancora alla ricerca di un nuovo progetto. Ma, come potrebbe giocare il Napoli con il ritorno di Benitez in panchina? Sicuramente non ci saranno tanti cambiamenti di formazione, con il 4-3-3 che sarà sostituito dalla 4-2-3-1. In difesa un acquisto di spessore, per sostituire Juan Jesus, potrebbe essere uno tra Scalvini e Buongiorno. A centrocampo, invece, Leon Goretzka potrebbe formazione un centrocampo di fuoco con Lobotka, mentre nei quattro di attacco fissa sarebbe la presenza di Giacomo Raspadori. In attacco, invece, un bomber come Artem Dovbyk potrebbe sostituire Osimhen. Sarà poi necessario un ulteriore investimento per rinforzare la squadra,